Buongiorno carissimi, bentrovati in questo lunedì della 29esima settimana del tempo ordinario. Con o senza Dio diventerebbe una riflessione anche scontata, ma tanto scontata non lo è, perché nel Vangelo troviamo un uomo, Gesù, uno della folla in pratica, che dice: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Qui siamo sempre sotto l'aspetto della ricchezza, sembra che Gesù debba fare da paciere, giudice, eccetera, su queste cose. Comunque c'è la parabola che Gesù racconta di un uomo che verosimilmente fa tutto da solo, cioè nel senso che fa domande e risposte a se stesso. Dice: la campagna ha dato tanto frutto, no? E questo qui dice: che farò poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Faccio così: demolisco i miei depositi, ne costruisco di più grandi, poi dico pure all'anima mia: state tranquillo che c'è tanta roba per l'esistenza, quindi mangia, bevi e divertiti. Un uomo che è ripiegato su se stesso, domanda e risposta, che si organizza la vita come vuole, Dio gli dice: stolto, guarda che questa notte stessa ti sarà richiesta la vita e quello che hai preparato di chi sarà. Così è di colui, dice Gesù, chi osa con un accenno sapienziale, così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce presso Dio. Ecco allora che essere in Dio, confidare nel Signore, aprirsi. Questo uomo non si apre né all'ascolto né al confronto, è pieno di sé, delle sue opere, della sua esperienza, dei suoi ragionamenti. Mentre ecco nel brano della lettera agli Efesini che ascoltiamo come prima lettura, si dice che noi eravamo morti, dice San Paolo: fratelli, voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste. E allora ecco che cosa è successo, che eravate prigionieri un po' della carne, ma Dio ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato da morti, che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Non siamo salvati per merito, perché ce lo meritiamo, ma perché è l'amore di Dio che è previo a ogni cosa. È un po' come dice la Sacra Scrittura: siamo come dei bambini in braccio a nostra madre. È Dio che si prende cura, così come fa la mamma di un bambino, dandogli quello che è necessario per poter vivere. Così fa Dio con la nostra esistenza. Certe volte è che talmente ci sentiamo proprietari di ogni cosa che lo escludiamo totalmente. Non chiediamo consiglio, non riflettiamo con lui, non pensiamo con lui, niente. E quindi facciamo dei nostri granai, facciamo i più grandi, pensiamo a come organizzare il tutto, senza però pensare ad altro che è più necessario. Allora ecco che per grazia noi siamo stati salvati mediante la fede. Bene, viviamo questa giornata nella gioia di questa fede che è il dono di Dio, di un amore che è preveniente, che ci guida sempre, ci accompagna, e allo stesso tempo, ecco, apriamoci a Dio e non viviamo senza Dio. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.